Love Live School Idol Festival, ovvero la storia di mi sono perso qualcosa. Vi spiego subito, su Facebook da oramai diversi mesi vedevo screenshot di queste carte di ste tipe postati sia da amici miei appartenenti alla sfera cosplay, ambito manga e soprattutto anche gente che storicamente, mi si è bloccato lo schermo nel frattempo, ha a che fare con i giochi musicali. Dicevo, ma che cacchio è sto Love Live? Prima pensavo fosse solamente per PSP, ma di recente mi hanno illuminato dicendomi guarda che esiste anche per Android. Ah, a posto. E ovviamente per la legge del date a Cesare quel che è di Cesare, ho pensato, vabbè, un gioco musicale con le idol piccoline che mi sfugge è una gravissima, gravissima mancanza. E quindi recuperiamo il tempo perduto. Io questo gioco l'ho provato solamente una volta, giusto il tutorial, e ho deciso di condividere con voi appunto la mia crescita all'interno di questo gioco che dicono essere molto addicting. Ora non mi viene in mente il titolo. Nel frattempo ho premuto una cosa a caso che non ho capito cos'è. E non so più tornare indietro. Ah, ok, home. Allora, la tipa che vedete a sinistra è la leader che ho scelto per il gruppo di idol, diciamo, di cui se ne hanno a disposizione 9, perché ognuna di esse fa parte di un tasto quando faremo la modalità di gioco normale. Adesso vedrete quel che intendo. Quel che succede in questo gioco, allora, quel che ho tutto capito, si basa tutto sui soldi, quelli che vedete sopra, ve li indico così, dato che ho messo il sensore di pressione, e i cuoricini. Con i cuoricini si possono pescare le varie carte, con le varie carte peschi le varie idol di vario livello, cioè più ovviamente il livello è alto più valgono, poi devo scoprire ancora cosa ti cambia questa cosa. E niente, hai tre regali, registration present, scouting tickets, non so cos'è, love gems 3, prendi, il classico inizio dei vari giochi che ti regalano tutto, e 3000 di soldi, non so ancora quanto valgono i soldi, non so se questi 3000 sono pochissimi o sono tantissimi. Io a questo punto passo direttamente allo show e non posso fare le normal e le hard, porca miseria. Ah, qui sì però. Vediamo per esempio. You don't have enough amulets. Che sono gli amuleti, scusate. 180 amuleti. Che siano gli LP qui sopra? Scopriamolo subito. Questo richiede 5 muleti, 15, quindi teoricamente vediamo se questo va. Ah sì, ok, erano quelli allora gli amuleti. Ah, già scaricata la canzone, ho una linea buonissima. Allora, leader skill, pure power, smile power, smile power. Quindi penso a seconda di quel che capita ad ognuna, cioè ogni tipo appunto ti dà una determinata abilità quando fai il livello. Allora, leader skill, smile power, team... Insomma, questo è il gruppo che ho attualmente, sono tutte di livello 1, tranne quella lì di livello 5 che si è fatta evolvere, non ho ancora capito bene. Quando scoprirò meglio le dinamiche vi saprò dare ulteriori dettagli e vediamo come mi si svolge questa mia partita. Nel frattempo mi ero distratto a guardare lo schermo. Mi è arrivata pure una notifica, alla grande. Perfetto. Mi ha dissestato totalmente la chiamata. Io a sto punto direi di riprovare. Però mi hanno detto di non utilizzare le gemme. Mi sa che le utilizzate lo stesso. Infatti ora va molto meglio. Io spero solo che di non andare in fissa a questo gioco, se no diventa poi la mia rovina. Ok, siccome mi hanno detto che i cuori sono importanti, non voglio sprecare altra roba. Andiamo su questa, e infatti già non c'ho abbastanza amuleti, quanti ne ho? 13, qui ce ne vogliono 30, qui ce ne vogliono 10. Io so già che sto facendo tutte le cose a caso e non sto risolvendo niente, mi sto sciupando un sacco di roba, ma verrò, so già bestemmiato da chiunque giochi già a Love Live, ma permettetemi di sbagliare dato che mo l'ho cominciato. Non giudicatemi, io amo le canzoni così nei giochi musicali. Penso che adesso la mia partita non potrà andare più avanti, perché come tutti i vari giochi tipo Metal Slug Defense che avete visto negli altri episodi, non mi consente per appunto le medaglie, queste qua, di andare avanti. Deve passare un po' di tempo per essere ricaricati, altrimenti ovviamente devi pagarlo con la moneta di gioco, in questo caso le gemme e i cuori, maledetto il telefono! E insomma, penso non possa fare tanta altra roba. Vedo una notifica su Scout che non ho capito...
cosa? Use a scout ticket. Purchase love gems. Giusto per darsi un'idea, quanto costa? Sì, sono in età legale. Di cazzi. Poi perché vanno a scaglioni, cioè non precisi? 1, 6, 15, 23, 60, 86. Boh. Costano però. Use scout ticket, vediamo che succede. Scout honor student, it will use a ticket. Vediamo. Nuovo membro. Chi sei tu? Ma sei quella di prima? Raro. Non mi sembri tanto rara tu. Free once a day. Vediamo. Regular student scouting. School today. Cost for regular. Ok. New member. Tu invece chi sei? È la faccia di quella che ha tanti problemi. Qui praticamente si può cambiare la formazione del team. Approfitto a questo punto di far vedere i menu e non la modalità. Solo che purtroppo avrò bisogno di di sostegno. Penso che qui si possano fare infatti le varie configurazioni dei team da esibizione. Dicevo, avrò bisogno di tanto sostegno perché sinceramente ci sto capendo poco di questo, di come funzionano i menu e le meccaniche. Perché in genere sono abituato ai giochi in cui selezioni la canzone, giochi e basta. Ma in questo tipo è, penso, una delle prime volte che mi capita. Magari DJ Max ha fatto un po' eccezione, però condivideva sempre le stesse meccaniche dei giochi, tra virgolette, di una volta. E niente, devo aspettare che mi si ricarichino tutte le crocchie là, sti cosi qui, le medagliette. Adesso non posso fare, non posso andare avanti. Vabbè, allora la termino qui e ci becchiamo alla prossima parte. Ciao!